Salossari. Sì, per dappertutto proprio. Abbiamo fatto così, però là in mezzo proprio per completare il corso. Quindi non sono, è una fossa comune la Sì, diventa. era una fossa comune, venivano scaricate così per terra e se ne andavano. Perché a Critiem quando arrivavano le epidemie, sì che erano epidemie. Quindi qua teoricamente potrebbe stare già quando avevo fatto il piano. Ah, buono. Cioè, non ha di pare sta a Napoli. No, diciamo che non avevo fatto pure se adesso non ho portato molto. Ma a Napoli? Mi stavo a Napoli. Sì, il colera del... Ah, questo è da dietro. Quindi qua noi stiamo camminando sulle ossa, sull'ossario. Questo qua è l'entrata della chiesa, guarda, qua a terra proprio ci sta. Questa è la vecchia entrata, quindi quella del 1400. Sì. Questa era la fila, eccolo, da vedi, però il problema è che qua di questi due archi che qualche uno dice qua sicuramente 500 gli scavi ci deve stare qualche cosa. Se no non ti spiega la ragione di questi archi che sono stati chiusi. E li hanno anche intonacati, vedi? Là sotto. Là, vedi gli archi. Beh? E quindi si presume che qua c'è sta un altro corpo di chiesa. Ah, ecco, arrivava fino qua. E doveva essere pure grossa. E quindi bisogna fare degli scavi, ma qua deve essere grossa, sì. E la sovrintendenza riblocca tutte e via. No? Ma non la facesse loro però. Ecco, due archi pure qua, guarda. Sì, ma tutti e due rifiniti all'interno, non è che sono vecchi. Dici che è stato fatto da recente, insomma. Una bussola è stata fatta in secondo momento. Poi là ci stava un corso che non ci sta più, in cui ci stava un canale, fuori ci stava una canterella che sia anche di cemento e passavano per i cavalli per riabbeverarli quando tornavano dalla campagna. Perché lì se tiravano, faticavano per la canapa, sì, pure per i la cavalli, canapa, sì. perché la canapa era pesante. Siccome qua poi quando si faceva la festa del crocifisso a settembre si faceva la raccolta dei mari, cioè dei mari della campagna, quindi qua con queste persone che andavano a abbeverare ai cavalli lasciavano la canapa proprio per farla vendere e poi per fare la festa del crocifisso a settembre. Ma pure queste mura sono antiche, eh?